Uno degli argomenti che più mi prende in materia di videogiochi è il dibattito tra contenuto originale, remastered e remake. Premetto che non sono contro alcune operazioni di restauro, anzi in alcuni casi ben vengano operazioni che permettono di svecchiare per bene alcuni prodotti, renderli nuovamente disponibili per il grande pubblico e soprattutto per chi non li ha mai giocati. Sotto questo punto di vista mi ritengo un integralista, nel senso che non sono totalmente contrario a questo tipo di operazioni, a patto che però l'opera originale, quella di partenza, venga rispettata nella sua totalità, per quanto possibile. Ovviamente non è possibile e non deve essere possibile riproporre un'opera in scala 1 a 1 con quanto visto con l'originale, però prendiamo ad esempio la GTA Trilogy Remastered proposta da Rockstar Games. Il lavoro svolto non è di certo a livello degli standard qualitativi che ci aspetteremmo da un'azienda multimiliardaria. Non solo il lavoro a livello qualitativo non raggiunge la sufficienza con tutti i bug del caso che ad oggi non sono stati ancora risolti e che non verranno mai risolti, tra l'altro, ma a livello di atmosfera e di direzione artistica i videogiochi hanno perso la loro anima, la loro caratteristica principale, non hanno più ciò che li caratterizzava. Liberty City ha perso il suo aspetto cupo, grigio e malinconico, tipico delle città costiere come New York, strette nella morsa di un clima atlantico. Vice City ha perso tutti i suoi colori vibranti e i tramonti rosa shocking. San Andreas non ha più le tinte classiche presenti all'epoca su PS2, come l'arancione che sovrastava Los Santos, il viola del deserto e soprattutto non ha più la classica nebbia che copre le distanze. Nebbia che originariamente era inserita per rimediare ai limiti tecnici della PS2, ma anche per dare una sensazione maggiore di scala, restituendo dunque la sensazione che la mappa fosse più grande di quanto sia in realtà. Nella Definitive Edition, nonostante siano stati fatti dei passi in avanti, salire in cielo e vedere tutta la mappa distrugge qualsiasi illusione di sorta. Però questo non è l'ennesimo video dedicato a criticare la Definitive Edition o questo genere di prodotti in generale, ma più che altro l'ennesima riflessione su un certo tipo di estetica digitale, figlia di una scuola vecchia di ormai 20 anni e di limiti tecnici dovuti ad una tecnologia che è stata abbondantemente superata. Sì, perché quest'anno GTA San Andreas compie ben 20 anni, ma ancora oggi la sua visione originale rimane unica, inarrivata ed inimitabile. E come spesso succedeva all'epoca, questo è dovuto anche alle tante imperfezioni. Facciamo un esempio. Il suono caldo, tra virgolette, che esce da un vinile, o il rumore della sua puntina, credete davvero che fosse voluto? Però quei piccoli difetti ci fanno poi apprezzare ancora di più il prodotto che ascoltiamo. Non ho idea del perché, forse perché siamo nostalgici di un'epoca mai veramente vissuta, forse perché nel caso di San Andreas ci siamo cresciuti e dunque è un po' come tornare a casa dopo tanti anni e fare le passeggiate nei posti in cui si giocava a pallone con gli amici, o forse perché siamo vittime del marketing. La mia scommessa va un po' su tutte e tre le cose che inevitabilmente si incrociano. Ah, e se qualcuno di voi lavora nella pubblicità e nel marketing, beh. By the way, if anyone here is in advertising or marketing, kill yourself. Il bello di GTA San Andreas è che comunica tanti stati d'animo, anche solo in base al punto della mappa in cui ci si trova. Los Santos è ovviamente il luogo in cui tutti siamo cresciuti, con un'attitudine alla guerriglia urbana tra bande, il gangster rap. Il luogo nel quale si ha tutto a disposizione a poca distanza, basta prendere un qualsiasi veicolo e si è praticamente arrivati. Luogo di divertimenti, di eccessi, di ogni efferato crimine, non a caso uno dei primi trailer, se non il primo, di GTA San Andreas, appunto, aveva Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses come colonna sonora. Spacciatori e pericolo ad ogni angolo, tant'è che arrivare nella parte sbagliata della città può costare molto caro. Ma quello che mi affascina di più, sono gli spazi vuoti, lo skyline, gli angoli di mappa dove non c'è effettivamente niente da fare, le luci notturne che illuminano la città, i quartieri più poveri governati dalle gang, i graffiti, e poi come dimenticare ovviamente il quartiere Vinewood con le sue ville che ti gridano in faccia che sei troppo povero. Un capolavoro di map design e di riproposizione del mondo reale in uno digitale che non cerca di essere l'esatta replica, attenzione. Il fascino di Los Santos, una città degradata, sporca, pericolosa, scintillante, lussuosa e patinata, rimane ancora oggi iconico. E anche se non rappresenta una copia verosimile dell'originale, trovo che la giusta posizione di situazioni la renda perfettamente sovrapponibile allo spirito della Los Angeles che tutti noi conosciamo, con tutti i suoi eccessi da una parte e dall'altra. L'altro grande centro abitato, dotato di un fascino meno appariscente, ma non per questo meno lodevole di attenzione, è ovviamente San Fierro, l'equivalente di San Francisco.
Qui il degrado losangelino, o meglio losantiano in questo caso, lascia spazio ad una città molto più progressista, pulita, molto più accogliente, elegante e lavorativamente occupata. Possiamo notarlo dai diversi distretti commerciali presenti sia in città che fuori. Abbiamo anche un grande porto commerciale, un aeroporto che serve per collegare le grandi distanze che ci sono tra una città e l'altra. Abbiamo una downtown non impattante come Los Santos, ma ben più ordinata ed accogliente, e con un delizioso molo molto poco distante. Quartieri residenziali in cima alle colline che sono fermi lì nel tempo, come in una strana cartolina che arriva da un mondo parallelo. San Fierro è un vero agglomerato di culture eterogenee fra di loro, e lo si nota più di Los Santos, dove le culture faticano a mischiarsi e quindi per questo si scivola anche nella guerriglia urbana. La controcultura hippie di un passato non così distante, che poi si è gentrificata e ora ospita country club con campi da golf giganteschi, altre villette a schiera nella parte più ricca della città, e infine come dimenticare il Gantt Bridge, che collega San Fierro alla Baia e altre zone desertiche a ovest di Las Venturas. Tra l'altro vorrei includere anche la San Fierro Bay, perché è veramente stupenda e deliziosa da visitare. È vero che non c'è molto, che c'è solo la scuola di barche, la scuola guida per le barche, ma la trovo veramente deliziosa perché mi dà una sensazione di tranquillità che raramente si prova nei grandi centri urbani di GTA San Andreas. E andando in ordine, poi abbiamo la versione digitale di Las Vegas, che è l'ultimo grande centro abitato in cui ci ritroveremo prima di tornare di nuovo a Los Santos. Las Vegas, o meglio, in questo caso Las Venturas, è l'esempio perfetto di cosa sono gli Stati Uniti, di cosa rappresentano e di cosa a loro piace. Un tributo del capitalismo più sfrenato, di tutti i vizi capitali e anche del gusto malsano nel voler riproporre la storia della civiltà sotto una lente totalmente distorta. Basti pensare ai casinò, al loro tema, tipo Caesars, che ovviamente si rifà all'epoca dell'Impero Romano, o comunque vorrebbe rifarsi, e tutte le altre rappresentazioni macchiettistiche in salsa capitalista, come solo gli americani sanno fare. E Las Venturas cattura perfettamente questo aspetto, dalle luci ai casinò, alle slot machine, al gioco d'azzardo legalizzato. È un mondo fatto di plastica, tutto finto, tutto superficiale, tutto superficialmente inutile. Un mondo racchiuso in una palla di neve come quelle che si trovano agli scaffalini dei souvenir. Eppure il fascino che provoca è unico ed indiscutibile. Las Venturas ha anche un grandissimo aeroporto, con tanti punti di interesse come un'arena enorme, inoltre una zona residenziale lontana dall'affollato centro, in pieno stile sobborghi americani, oltre che una zona industriale e dei complessi militari. Dunque, il giocatore trova sempre qualcosa da fare, sempre qualcosa da vedere. Las Venturas, insomma, è anch'esso un agglomerato di culture diverse, ma di culture che inseguono tutte un'unica cosa, ovvero il denaro e l'eccesso più sfrenato. Dunque non aspettiamoci la diversità che troviamo a Los Santos o quella che troviamo a San Fierro. Per concludere, possiamo tranquillamente affermare che GTA San Andreas riesce in quello che i precedenti capitoli non erano riusciti a fare, ovvero restituire una sensazione di vera diversità per quanto concerne gli ambienti urbani, avendo a disposizione ben tre città, ognuna con una propria anima. È ovvio che andando a cercare col lanternino, non tutti gli spazi delle città sono utilizzabili o utili, ma contribuiscono a rendere l'atmosfera generale molto riuscita e soprattutto a dare un'impronta ben precisa alla città. Inoltre lo stile low poly e molto poco realistico del videogioco contribuisce in grande parte a quell'effetto nostalgia di spazi liminali che si è un po' perso per strada nelle nuove produzioni. O forse solo l'effetto nostalgia, e tra 10-15 anni i bambini che hanno giocato a GTA 5 vivranno le stesse sensazioni rigiocando quel gioco, che è uno scenario molto più probabile. Quando mi è venuto in mente questo video, ho capito l'importanza delle città nei vari capitoli di GTA e di come ogni capitolo di questa saga abbia la sua città simbolo: GTA 3 Liberty City, Vice City, appunto Vice City, GTA 4 ha una nuova trasformata Liberty City, GTA 5 a Los Santos e via così e via così. Ogni capitolo ritrova la sua identità nella propria mappa e nella propria città, nel proprio centro urbano principale. E anche se quando si pensa a San Andreas si pensa a Los Santos, la cosa non è così scontata, considerando che ci sono ben tre diversi centri urbani. Ma trovo che l'anima, il vero feeling di San Andreas, risieda nelle zone rurali della mappa, nella campagna, possiamo dire. Un po' come negli Stati Uniti veri e propri, sempre per quanto riguarda il mio gusto personale.
Le metropoli statunitensi hanno sicuramente il loro fascino, beh, alcune di più, alcune di meno. Ho sempre visto come autentiche, tra virgolette, le zone rurali degli stati, dove ci sono spazi sconfinati, rettilinei lunghi, un orizzonte che non finisce mai. Le bellezze naturali dai paesaggi mozzafiato e la vita nella campagna più sperduta, qui si traducono in piccoli villaggi e cittadine simili fra di loro, immerse in un'atmosfera surreale e fuori da ogni tempo. È la stessa sensazione che provo in alcune aree di Liberty City ed è una caratteristica tipica dei vecchi videogiochi, irreplicabile oggi, perché semplicemente non c'erano i mezzi per poter fare quello che si voleva fare. E per farvi capire il feeling, non so se avete presente quando vi ritrovate nella parte nord della mappa di Skyrim, che sembra essere un mondo a parte, cioè veramente un'altra mappa, un altro gioco. Non a caso la mia parte preferita arriva alla fine del primo atto di GTA San Andreas, quando Sweet viene ferito, portato in ospedale e poi messo in cella. CJ viene poi scortato da Tenpenny e dai suoi in una cittadina nel bel mezzo della campagna, e il gioco prende una piega inaspettata dal punto di vista del setting e delle atmosfere. E ci ritroviamo dunque ad Angel Pine, letteralmente fuori dal mondo, e ora la nostra abitazione è una squallida roulotte. C'è però un'atmosfera incredibile, la nebbia bassa, la vegetazione lussuriosa, le conifere alte tutto intorno, e si riesce quasi a respirare i profumi, quasi a sentire i profumi. Non so se avete presente le giornate d'autunno dopo che ha piovuto, ecco, gli odori sono quelli. Il Monte Ciliad lì vicino, i piccoli negozietti, gli NPC totalmente diversi da quelli abituati a vedere in città, le piccole aree di servizio dissestate lungo le strade di campagna, tipiche dell'immaginario americano quando si pensava ai viaggi in auto, oppure ancora cose diventate leggendarie perché totalmente volontarie, come l'auto che spawna ad una certa distanza e cammina da solo lungo la discesa della collina, con tutto ciò che poi è andato a creare il mito dei misteri di GTA San Andreas. I veicoli sono diversi, la musica è anche diversa, K-Rose diventa immediatamente la stazione radio migliore di tutta la saga e si inizia a far vestire CJ come un campagnolo, andando per campi, girando col trattore o altri mezzi agricoli, per foreste con alberi enormi, che vanno quasi a sostituire lo skyline delle città. La topografia è senza dubbio una delle parti più interessanti della parte campagnola di GTA San Andreas, avendo tanti punti, snodi e rilievi che nella vita reale non troveremmo mai. Dunque restituisce bene quella sensazione di stare effettivamente giocando ad un videogioco, ed è una cosa stupenda secondo me, soprattutto perché dopo un po' si è persa questa cosa, dove adesso un ambiente naturale deve essere costruito nella maniera più realistica e coerente possibile. Lo stesso discorso va fatto per la parte desertica per la mappa, che risulta sì essere più spoglia e meno interessante della precedente magari, ma mantiene comunque un'atmosfera tutta sua, grazie anche alle missioni progettate per quella parte di mappa. Basterebbe anche solo menzionare Stowaway e Green Goo per capire di cosa sto parlando. È impossibile non ricordare con tanto affetto luoghi come la diga, l'area 69, il cimitero degli aerei e la maledetta scuola di guida per i piloti. Poi il motel con le tende d'accampamento dei nativi e anche rovine di vecchi insediamenti nativi. O come questo tunnel naturale sotterraneo, scoperto per puro caso neanche un anno fa. Adoro queste piccole cittadine nelle zone rurali di San Andreas perché sono super caratteristiche pur essendo quasi tutte uguali, e Fort Carson ne è un altro esempio. E ricollegandomi al discorso di prima, forse è proprio colpa di San Andreas se quando penso alle cittadine degli Stati Uniti penso a quelle disperse nel nulla. Questa mia passione comunque per le zone meno battute si è senza dubbio sviluppata grazie a San Andreas Multiplayer, che mi ha regalato tantissime tantissime ore di divertimento assieme agli amici. E quale posto migliore per comprare un rifugio che non costasse un occhio della testa se non appunto nella campagna. In chiusura, comunque l'atmosfera in GTA San Andreas, per quanto a prima occhiata possa sembrare paragonabile ai due precedenti capitoli della saga, gioca un campionato a parte, nel quale Rockstar si è veramente spinta al limite per l'epoca, creando qualcosa di indimenticabile. Ed è ancora più bello sapere che tutto questo non sarebbe potuto riuscire senza i difetti precedentemente menzionati. È il bello di essere imperfetti, per citare un mio vecchio video. La nostalgia digitale è fortissima e per certi prodotti non sparirà mai. Per fortuna però, a differenza dei ricordi, questa nostalgia digitale si può rivivere. Su prodotti digitali potremmo sempre tornare a rivivere di persona quei luoghi e quelle sensazioni. E GTA San Andreas ne rimane l'esempio migliore.